Il Giappone ha contribuito enormemente allo sviluppo dei videogiochi nel mondo e ancora oggi produce tantissimi titoli. Ogni giovedì escono decine di giochi per le varie console. Con una scelta così ampia non è facile emergere. Però negli ultimi 10 anni un titolo in particolare è stato in grado di fare la differenza. Monster Hunter. In Giappone, dove Monster Hunter gode di un successo tale da non temere passi falsi, il gioco esce per tradizione il sabato e non il giovedì. A ogni lancio tantissimi appassionati si ritrovano davanti ai negozi di videogiochi formando code lunghe centinaia di metri. Numerosi negozi rivedono addirittura l'intera esposizione per poter accogliere questo tsunami di fan. Nel settembre 2013, in soli 2 giorni, Monster Hunter 4 ha venduto oltre 1.850.000 copie. Questo titolo, pubblicato solo in Giappone, è stato votato miglior gioco al Japan Game Awards 2014. Monster Hunter 4 Ultimate, invece, che ha ricevuto il premio per il titolo più atteso, è stato lanciato in Giappone nel mese di ottobre del 2014. Sebbene solo un anno divida l'uscita dei due giochi, Monster Hunter 4 Ultimate ha venduto più di 1.450.000 copie di gioco in 2 giorni. Questo fatto posiziona Monster Hunter 4 e Monster Hunter 4 Ultimate rispettivamente al secondo e al terzo posto nella classifica dei giochi che hanno venduto di più in tempi record, subito dietro Pokémon X e Y. In 10 anni la serie ha venduto oltre 28 milioni di unità, segnale del fatto che sta ancora crescendo. A ogni evento in cui è possibile provare il titolo, partecipa sempre un'incredibile folla di gente. Ai raduni cosplay, gli appassionati realizzano da soli i costumi dei personaggi e l'equipaggiamento. In Giappone, Monster Hunter non è solo un gioco per console PC, è anche nelle sale giochi e va oltre i confini del semplice videogioco. Esiste un cartone animato che rappresenta il suo universo. Tutti i prodotti derivanti da Monster Hunter godono di un successo enorme. Negli ultimi anni Monster Hunter è entrato anche nel mondo della moda e collabora con diversi marchi di abbigliamento. Queste collaborazioni coinvolgono una vasta serie di prodotti. Un'importante azienda automobilistica utilizza perfino la colonna sonora del gioco all'interno delle sue campagne pubblicitarie. Alcuni ristoranti hanno ricreato l'universo del gioco, proponendo menù e bevande basate sui mostri e sugli oggetti presenti nella serie. Esistono molti altri elementi di questo fenomeno che impattano ogni giorno sulla vita dei giapponesi. Così come Pokémon, un gioco di tale portata in Giappone possiede tutte le caratteristiche per diventare popolare in tutto il mondo. Monster Hunter 4 Ultimate è di gran lunga il titolo più completo dell'intera serie. In questo gioco, per la prima volta in assoluto, è possibile giocare online attraverso il Nintendo Network, fino a un massimo di 4 giocatori. Monster Hunter 4 Ultimate per Nintendo 3DS arriverà in Italia il 13 febbraio. È l'occasione perfetta per scoprire questo mostro della cultura videoludica giapponese.